Buongiorno cari adepti civettuoli, oggi è il 16 maggio e ricorre quindi l'anniversario delle nozze tra Luigi XVI di Francia e la famosa Maria Antonietta, nozze che si celebrarono nel 1770. Maria Antonietta, durante la vita trascorsa a Versailles, ebbe a che fare con tre donne torinesi, tutte e tre appartenenti alla casata dei Savoia. La prima fu la sua più cara amica, Maria Luisa di Savoia-Carignano, principessa di Lamballe, della quale però vi ho già parlato in un post del blog, quindi andatelo a cercare. Invece le altre due torinesi erano sorelle e erano figlie del re di Sardegna Vittorio Amedeo III e della regina Maria Antonia Ferdinanda di Borbone Spagna. Si chiamavano Maria Giuseppina e Maria Teresa. Entrambe andarono a sposare i fratelli di Luigi XVI. Per contro, il fratello delle due principesse torinesi, Carlo Emanuele IV, sposò la sorella di Luigi XVI, Maria Clotilde, quindi erano un po' tutti imparentati in modo molto stretto. Partiamo dalla prima principessa, Maria Giuseppina. Andò in sposa a Luigi Stanislao Saverio, il conte di Provenza, e queste nozze vennero celebrate nel 1771, prima a Torino per procura e poi a Versailles. Il conte di Provenza, subito dopo il matrimonio, si racconta che andò in giro a vantarsi di aver consumato subito le nozze, cosa che nella realtà non avvenne. Il matrimonio non fu consumato subito perché lo stesso conte di Provenza, a quanto pare, provava repulsione nei confronti di Maria Giuseppina. E per quale motivo? Maria Giuseppina, ahimè, non amava tanto lavarsi, non amava lavare il corpo, non amava lavare i denti e quindi puzzava e non si profumava neanche. E quindi il marito non aveva tanta voglia di avvicinarsi a lei, di avere con lei degli approcci sessuali. Si dice però che fu anche colpa del conte di Provenza se questo matrimonio non venne consumato immediatamente, in quanto molto probabilmente soffriva di impotenza a causa della sua obesità. Comunque sia, Maria Giuseppina rimase incinta due volte, ma entrambe le volte perse i figli e quindi la coppia rimase senza eredi. Allo scoppio della rivoluzione francese, poi Maria Giuseppina andò in esilio e morì a Londra nel 1810. Passiamo poi alla sorella Maria Teresa. Maria Teresa fu data in sposa al fratello di Luigi Stanislao e di Luigi XVI, Carlo Filippo, il conte d'Artois. Questo matrimonio, come quello precedente, venne celebrato prima per procura a Torino nel 1773 e in quell'occasione ci furono dei grandissimi festeggiamenti che si svolsero alla palazzina di caccia di Stupidi. E proprio per quell'occasione venne realizzato il lampadario gigante che si trova ancora oggi nel salone delle feste della residenza, quindi ancora oggi lo possiamo ammirare. Dopodiché, appunto, Maria Teresa partì per la Francia e le nozze si svolsero alla presenza del fidanzato nella cappella di Versailles. Il matrimonio in questione rispetto a quello invece della sorella venne consumato subito. La coppia ebbe quattro figli, due morirono molto piccoli, mentre due maschi diventarono adulti. Anche Maria Teresa si trovò a dover fuggire a causa della rivoluzione francese e andò in esilio in Austria a Graz e morì lì nel 1800, non mi ricordo la data, 1805. Dove sono sepolte Maria Giuseppina?
regina venne inizialmente sepolta a Westminster, però poi per sua volontà, subito dopo nel 1811, venne sepolta nella cripta del Duomo di Cagliari, perché lei aveva lasciato scritto nel testamento, che avrebbe voluto essere sepolta, dove la sua famiglia di origine era andata in esilio, quindi in Sardegna. Invece, Maria, Teresa, si trova sepolta nella cripta imperiale che si trova vicino alla cattedrale, di Graz. La cosa interessante da dire è che entrambe queste donne torinesi, queste principesse torinesi, sarebbero potute diventare regine di Francia. Questo perché, il marito, di Maria Giuseppina salì sul trono nel 1814 come Luigi XVIII, mentre il marito di Maria Teresa, anche lui, salì sul trono nel 1824 con il nome di Carlo X. Soltanto che entrambe le donne, all'epoca dell'incoronazione a re di Francia del marito, erano già morte. Spero che questa pillola, vi sia interessata, vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!